Ancora vento a favore per il Sambuceto a dispetto di un delfino che esce dalla cittadella senza aver compiuto il miracolo di giornata. Una vera e propria impresa, quella che dovevano portare a termine i ragazzi di Bonati per avere la meglio sui viola, dinanzi ad una media che lascia ben poco all'immaginazione. Sette gol in due giornate, zero reti subite. Questi numeri che il neo allenatore può già vantare. Squadra che vince non si cambia, non è solo un aforisma per Mr. Savini che conferma l'11 vittorioso contro il penne. Rombo a centrocampo con Gels a supporto di Lallia e Criscolo. Emergenza sul versante opposto dove il tecnico Bonati, oltre a diversi infortunati, deve fare i conti anche con la squalifica di Ligoschi. Davanti Spazio a Teraschi e Curri. Dirige l'incontro il signor Tonino Fiore di Paola, coadiuvato da Bosco e Carnevale. Nonostante in apertura il primo brivido sia stato di marca ospite con il tiro di Teraschi, sarà il Sambuceto a fare la partita. Al 24esimo ci prova Gelsi ma il suo colpo di testa è parato a terra da falso. Match che tarda a decollare con il Delfino Flacco Porto chiuso in difesa e che lascia ben poco spazio ai locali. Allo scoccare della mezz'ora è l'Ali a rendersi pericoloso ma il suo tiro termina al lato. Un giro di lancette dopo Rosati salta un avversario e lascia partire un destro violento che sorvola di poco la traversa. Al trentanovesimo ancora il numero 14 ad andare al tiro, ma il suo mancino viene deviato sul fondo. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Gentile colpisce a botta sicura, ma Marcelli è provvidenziale ed evita il peggio. E il preludio al gol che arriva due minuti dopo: Lalli sventaglia per Beniamino che la serve alla corrente criscolo e sblocca il match. Si va a riposo sull'1-0. Prova a cambiare l'inerzia dell'incontro il delfino che la ripresa dei giochi si fa vedere in avanti senza finalizzare alcunché. Anche la seconda frazione di gioco sarà tinte viola. Al sedicesimo Criscolo recupera palla e la serve all'Alli che dal limite prende la mira e raddoppia i conti. Passano 9 minuti del numero 7 a chiudere definitivamente la gara con una prodezza dal limite da riapprezzare alla Moviola. 3-0 e doppietta personale. Cerca il bis anche Lalli che al 35 si esibisce in una girata al volo ma la mira manca di precisione. Al 39 ⁇ il neo entrato Polletta da buona posizione si vede respingere il tiro da un avversario. Sul tiro al volo di Criscolo parato da falso arriva il triplice fisco del direttore di gara. 3-0 Sambuceto che marca il divario tra le due squadre e Delfino che nonostante le defezioni ha provato a stare in partita il più lungo possibile. I Viola salgono a quota 50 punti e fanno un bottino pieno in vista dei delicati incontri che li attendono. Le interviste di Matteo Materachille. Siamo con Giacomo Pietro Paolo del Delfino. Una partita già di per sé difficile, affrontata con non poche difficoltà. Sì, abbiamo incontrato un grande Sambuceto che arriva da un 4-0 sul penne, quindi sono in un momento di entusiasmo. E già di per sé è una squadra forte, per cui per noi era già una partita difficile. Noi arriviamo dalla settimana scorsa dove abbiamo fatto una piccola impresa con l'acqua e sapone, per cui il dispendio energetico e soprattutto mentale dei ragazzi era già stato tanto. E poi oggi col caldo con, con il terreno pesante contro una squadra tecnica è stato comunque complicato abbiamo cercato di fare un grande primo tempo abbiamo preso gol a tre minuti alla fine però ovviamente il Sambuceto aveva una pressione importante Ma è stata una partita difficile perché loro si sono chiusi bene faceva caldo, quindi il primo caldo ci ha creato pure un po' di problemi siamo riusciti a sbloccare e questo sicuramente ci ha aiutato nella seconda parte della gara di aver riportato un po' più di verticalizzazione, che aiutano sicuramente gli attaccanti a essere sempre impegnati, quindi a cercare sempre le giocate giuste per poter fare gol. Penso che questo possa essere qualcosa che li ha aiutati.